cambiato la maglia alla fine del primo tempo, dicevamo che con il bambino che è entrato, quindi no, andavi così tanto che sì, ho dovuto cambiarla perché oggi c'avevamo solo una maglia perché l'avevano fatta per i ragazzi. E ho cambiato tutto perché ero sudato marcio, quindi hai problemi? No, perché faceva un caldo e una fatica, quindi pioveva. No, faceva caldo in mezzo al campo. Ascolta, una nuova pettinatura ti dà più slancio? Speriamo di non fare come Sansone, che perdo la forza, però no, dai, a parte gli scherzi, avevo voglia di cambiare, dai. E giudizio sulle 2 settimane di lavoro? No, sono state 2 settimane super positive, sia a livello proprio logistico, l'albergo ci ha ospitati alla grande, si è sempre reso disponibile alle nostre necessità, al campo siamo stati bene, abbiamo avuto tutto quello di cui avevamo bisogno, ci sono stati qualche acciacco, ma nessun infortunio rispetto anche all'anno scorso che avevamo avuto infortuni un po' più di lunga durata. E quindi direi alla grande. Come giudichi la campagna acquisti finora effettuata dalla Ferrari? In maniera lusinghiera? No, i nuovi che sono arrivati sono giocatori forti che ci daranno una grande mano e soprattutto ci sono già integrati nel gruppo in maniera bella, sana e veramente di unione. E poi sicuramente la società farà qualche altro acquisto, come giusto che sia, per rinforzare la rosa. Ma chi è che farà da vice Carraro? C'è già? Non so, penso o Guerra o Bale o uno di loro, insomma. No, parlavo come ruolo. Ah, di ruolo, pensavo capitano. Pensavo capitano. Vice di Carraro. Te, no? Sì, no, pensavo vice capitano, scusami. Vice mio. Ma non è il tuo ruolo. Penso ha provato Ergeligiu, ha provato un po' Zennaro, quindi ci sono giocatori che lo possono fare, magari ne prenderanno anche un altro, non lo so. Balestrero è sempre l'addetto all'accoglienza dei nuovi, è sempre sì, lui sì, sì, vale, sì, sì, è quello un po' più espansivo e quindi riesce a fare amicizia prima degli altri, confidenza, dare confidenza. Sì, c'è molta empatia. Come vedete legati, cioè nella sua nuova posizione? L'anno scorso te lo trovavi alle spalle in campo, stavolta te lo trovi davanti. È strano vederlo la sera o a pranzo dall'altra parte del tavolo e non con noi. Fa un effetto particolare, però penso che sia una persona perfetta per unire il ruolo, per unire squadra, staff e società. E tu cosa intendi fare quest'anno? Io un grande campionato. No, non vedevo l'ora di fare la Serie B, quindi spero con tutto me stesso di poter fare un grande campionato, di dare una grossa mano ai miei compagni. Avevi già assaggiata la B? Sì, l'avevo fatta i primi anni di carriera, sono passati tanti anni. Purtroppo. Che te la sei dimenticata? Mi sono dimenticata. Infatti, ma ancora penso che sia presto per dirlo. Ci sono tante squadre forti, attrezzate. Vediamo un po'. L'allenamento, la Feralpi, queste 2 settimane di allenamento, secondo te ci sta in Serie B? Si salverà senza problemi o dovrà far fatica? Ovvio che è una domanda difficile questa, nel senso che per me la squadra è una buona squadra e soprattutto un gruppo straordinario, quindi quando c'è un gruppo già forte, sano, puoi fare di più di quello anche che c'hai nelle tue capacità. E penso che poi la società farà altri acquisti per rinforzare la rosa, quindi penso saremo all'altezza della situazione. Poi ovvio che il nostro obiettivo è la salvezza e ci sarà da faticare, però sono positivo. In caso di slittamento di campionati dell'inizio, sarà ancora più dura, no? Ci alleneremo, cercheremo di integrare ancora di più i nuovi, quelli che arriveranno, di mettere ancora benzina sulle gambe, faremo anche delle amichevoli, insomma, per conoscerci meglio, per migliorare tante cose, sia a livello di possesso, di non possesso, di conoscenza proprio del compagno, quindi da quel punto di vista ci potrà anche servire.